Un cordiale saluto e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo come di consueto con i dati del Covid. Dopo l'ultimo bollettino c'è un segnale di rallentamento dei contagi che induce l'ottimismo per i prossimi giorni, ma l'Abruzzo da lunedì passa in zona arancione. Vediamo. L'Abruzzo da lunedì sarà ufficialmente in zona arancione, così come Friuli, Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. È quanto deciso dal ministro della Salute Roberto Speranza alla luce dei dati del monitoraggio settimanale. Non è bastato il calo di 22 unità in area medica e di 5 in terapia intensiva per confermare la zona gialla per almeno un'altra settimana. Sembra però stabilizzarsi la curva dei contagi, a confermarlo l'ultimo bollettino dove i casi positivi sono 3.748, con un tasso di positività pari al 12,23%. 12 decessi recenti, di cui 3 avvenuti nei giorni scorsi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.738. I nuovi guariti sono 221. Dei nuovi casi accertati, 724 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.120 in provincia di Chieti, 863 in provincia di Pescara, 918 in provincia di Teramo e 37 fuori regione, mentre per 79 casi sono in corso verifiche sulla provenienza. Le restrizioni in zona arancione sono differenti rispetto al passato e non riguardano chi possiede il Super Green Pass, bensì soltanto i soggetti non vaccinati. Per chi è sprovvisto del certificato verde rafforzato, gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni sono consentiti solo per lavoro, necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio comune. Restano consentiti invece gli spostamenti dai comuni con un massimo di 5.000 abitanti verso altri comuni entro i 30 km, tranne che verso i capoluoghi di provincia. Ma il sistema che prevede il cambio di colore per le regioni potrebbe cambiare. L'obiettivo, dicono dalla conferenza delle regioni, è quello di proteggere gli ospedali e convincere le persone a vaccinarsi contro il Covid. Il governo ha aperto alla revisione delle regole e si sta riflettendo sulla possibilità di non conteggiare i positivi al Covid asintomatici ricoverati in ospedale per altre motivazioni, così come dice il presidente della regione Marco Marsiglio. Se venisse accolta, ad esempio, questa misura che chiedono tutte le regioni da nord a sud, da destra a sinistra, noi oggi non avremmo, diciamo, superato i parametri per la zona arancione, quindi dispiace che il governo ci metta mesi ad affrontare un tema quando purtroppo la velocità con cui si modifica anche il quadro della pandemia impone invece velocità nelle decisioni che siano più chiare e più tempestive. Ed ora in avanti, nell'attesa dell'arrivo della certificazione da parte di SIESP delle ASL, il cittadino asintomatico potrà esibire, ad esempio, per il rientro a scuola, al lavoro, in caso di mancata riattivazione del Green Pass o di controllo da parte delle forze dell'ordine, i referti del tampone positivo da cui si evince la data dell'inizio dell'isolamento e del test negativo effettuato alla fine del periodo previsto dalle norme nazionali, che varia a seconda dello stato vaccinale di ciascuno. Lo annuncia l'assessore alla salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Veri. Le novità sono state introdotte con un'ordinanza firmata dal governatore Marco Marsiglio. Il provvedimento va a risolvere un problema segnalato più volte in questi giorni dai cittadini abruzzesi. La circolare ministeriale del 30 dicembre scorso prevede un intervallo di isolamento di 7 giorni per gli asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi e di 10 giorni negli altri casi. La facoltà prevista nella nuova ordinanza potrà essere esercitata se, nelle 24 ore successive alla data di fine isolamento, fa sapere la Regione, il cittadino non riceve la certificazione ASL. E noi continuiamo perché novità arrivano anche da Chieti. Nella giornata di oggi in prefettura a Chieti si è svolto un incontro sulla situazione riguardo la diffusione del virus nella popolazione studentesca. Dal tavolo è emerso che nella settimana che va dal 14 al 22 gennaio gli studenti positivi nella provincia sono stati 2.132, di cui 273 nella scuola d'infanzia, 710 in quella primaria, 390 nella scuola secondaria di primo grado e 759 nella secondaria di secondo grado. Il sistema del tracciamento da parte delle autorità sanitarie è risultato in forte affanno a causa del picco di contagi. Di conseguenza, il tavolo odierno ha ravvisato la necessità di sospendere per 2 giorni, sabato e lunedì, le attività didattiche al fine di contenere i contagi in ambito scolastico e permettere al sistema di tracciamento di riallinearsi.
E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. In provincia di Teramo si registrano oltre 1000 casi al giorno di positivi al Covid e per la prossima settimana si prevedono circa 2000 contagiati giornalieri. L'ASL ha così deciso di allargare la vaccinazione anche alle donne in gravidanza e allattamento. Si inizia oggi pomeriggio al Lab del Parco della Scienza a Teramo e si replica domenica mattina all'ospedale Mazzini. Tania Bonici Castelli. Oltre 1000 casi al giorno di positivi alla variante Omicron nel Teramano. La quarta ondata Covid potrebbe far impennare fino a 2000 casi giornalieri previsti per la prossima settimana. Numeri preoccupanti, anche se i ricoverati sono solo 142. L'ASL di Teramo ha stimato siano 20.000 i contagiati dall'inizio dell'anno e decide di accelerare sulla vaccinazione, allargando la platea anche alle donne in gravidanza e allattamento. Si parte da venerdì 21 gennaio al Lab del Parco della Scienza a Teramo, dalle 15 alle 19, dove si svolgerà un pomeriggio di vaccinazioni dedicato alle donne incinte. L'iniziativa, sostenuta dalla Regione Abruzzo, sarà replicata all'ospedale Mazzini, domenica 23 gennaio, dalle 9 alle 13. La vaccinazione sarà assicurata a tutte, anche a chi non è riuscita a prenotarsi. L'Istituto Superiore di Sanità ricorda che, sebbene in molti casi l'attuale variante Omicron sia asintomatica o si manifesti con lievi sintomi, può sempre creare complicanze anche gravi per le future madri, in particolar modo se presentano fattori di rischio come l'età materna avanzata o patologie croniche preesistenti alla gravidanza. La vaccinazione è raccomandata prima del parto e anche durante il periodo dell'allattamento, senza necessità di interromperlo. Si tratta di un'iniziativa importantissima per estendere l'immunizzazione anche a questa fascia della popolazione, commenta il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Le donne che aderiranno alla vaccinazione potranno ricevere chiarimenti molto dettagliati da parte del personale sanitario, in modo da fare una scelta serena e informata. Cambiamo argomento. La Sala Camplone della Camera di Commercio Chieti Pescara ha ospitato un convegno per parlare delle opportunità per l'Abruzzo della zona economica speciale per le imprese abruzzesi. Paolo Renzetti. Questa è una legge ormai istituita da 4 anni. Fino adesso non ha dato frutti in nessun posto d'Italia. È giunto il momento di trasmettere con chiarezza le vere opportunità e la strada corretta per arrivarci, perché fino adesso non ha dato grande slancio in quanto ha dimostrato incertezze. Lo scopo di oggi, il commissario straordinario di governo è stato nominato solo 3 mesi fa, lo scopo di oggi è quello di fare chiarezza in maniera inequivocabile di quali sono le opportunità e del percorso legislativo per attingere. E l'esperienza internazionale che nel mondo ha dato grandissimi risultati, in particolare nella Cina, ci sono 5.883 ZES nel mondo, di cui 2.000 sono nell'area dell'Asia, di cui le più importanti, Shenzhen su tutte, nella zona della Cina. Secondo, in Polonia, che è il best practice per la comunità europea, e dobbiamo favorire, grazie ai fondi PNRR, una infrastrutturazione celere nel rispetto della legalità e soprattutto delle norme particolarmente stringenti per le autorizzazioni, per le quali per esempio ci stiamo già occupando di alcune realizzazioni del porto di Ortona. La parte del commissario per la parte dei 63 milioni circa che ci sono stati dati e affidati nella zona delle ZES dell'Abruzzo, a cui si aggiungono, è bene dirlo, altrettanti milioni, poi lo vedremo oggi nell'incontro, che la Regione ha stanziato con altri fondi per poter fare ulteriori infrastrutture, l'obiettivo è che tutte queste partano entro quest'anno. ZES nascono per conseguire 2 macro obiettivi: 1, abbattere la burocrazia; 2, riconoscere credito d'imposta automatici o meno alle imprese a fronte di investimenti. A ciò si è aggiunto di recente anche la possibilità di realizzare interventi infrastrutturali. Dunque questi propositi
normativi e di politica di sviluppo vanno attuati, adesso gli strumenti ci sono. Oggi abbiamo avuto anche la possibilità di mettere a confronto e di stabilire una sinergia tra la ZES e le aree dei due terremoti del nostro Abruzzo, investite non solo da un processo di ricostruzione avanzato, ma anche da un grande programma di sviluppo, quello del Fondo Nazionale Complementare al PNRR. È stata firmata questa mattina a Pescara il protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, Direzione Marittima di Pescara. Vediamo. Qual è l'importanza di questo protocollo firmato tra la Protezione Civile, la Regione Abruzzo e la Direzione Marittima? Beh, è un protocollo che va ulteriormente a rinsaldare un rapporto ovviamente già esistente fra la Protezione Civile regionale, che ha ovviamente il compito di coordinamento delle strutture operative, e una struttura operativa di rilievo ovviamente nazionale, in questo caso calata sul livello regionale, che ha il compito di tutela delle coste e del mare. Quindi voi potete immaginare bene quanto sia importante che nell'ambito delle ipotetiche esigenze di protezione civile legate all'ambiente costiero soprattutto, ma anche marino, ci sia un'implementazione di attività sia dal punto di vista formativo che nella prevenzione, quindi anche nella diffusione delle buone pratiche alla collettività, ma anche di intervento in caso di emergenza. Si parla anche di formazione del personale. Certo, come dicevo, la formazione è alla base di tutto, sia dal punto di vista delle azioni di operative, quindi in caso di emergenza, ma soprattutto nella divulgazione delle buone pratiche, per cui cercheremo di individuare dei percorsi formativi dedicati ai nostri volontari di protezione civile, così come noi cercheremo di individuare percorsi dedicati alla Guardia Costiera relativi agli aspetti di protezione civile in senso generale, proprio per andare ad essere più pronti e più efficaci nel caso di necessità. Chiedono di essere parte attiva di un progetto da cui finora sono stati esclusi. I sindaci di Chieti, San Giovanni Teatino e Manopello si rivolgono a RFI affinché l'azienda pubblica modifichi il progetto di raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara. Giuseppe Dintino. Rete Ferroviaria Italiana, ascolti la nostra voce. Questo è l'appello dei sindaci di Chieti, Manopello e San Giovanni Teatino, comuni interessati dal progetto di raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara. Non si tratterà di una vera e propria alta velocità, ma piuttosto di un ammodernamento della rete esistente, finanziato con circa 7 miliardi del PNRR. Il 31 gennaio ci sarà un incontro tra RFI, la Regione e i comuni interessati, tra cui anche Alanno e Scafa. Siamo d'accordo con la realizzazione del progetto, dicono i primi cittadini, ma RFI dovrà ascoltare le esigenze del territorio. Le esigenze sono quelle di razionalizzare il progetto ed evitare sacrifici agli abitanti dei nostri territori. Le possibilità di razionalizzare ci sono, ne abbiamo parlato con i colleghi sindaci, quindi suppongo che ci verrà data non solo audizione, ma anche verranno recepite le nostre esigenze. La legge esiste dal 2018, ma non è stata ancora messa in pratica. Il progetto poi è stato modificato, la ferrovia non sfrutterà la bretella dell'interporto di Manopello e taglierà in due San Giovanni Teatino. Non conosciamo nemmeno le ragioni dietro queste scelte, lamentano i sindaci. Che sia un progetto valido e non un progetto impattante, un progetto negativo per il territorio. Quindi siamo stati soli perché siamo partiti un po' come dei guerrieri, diciamo, contro una montagna. La montagna a suo tempo non è stata bucata, nel senso non abbiamo raggiunto lo scopo. Oggi con le sinergie, oggi con questa unione di comune, secondo me non siamo i soli oggi a protestare, ma senz'altro io credo che si allineeranno anche altri comuni. Con questa voce comune speriamo di poter far modificare questo progetto.
I lavori, così come impostati da RFI con la modifica del progetto, in questa tratta costeranno il triplo e saranno eseguiti da una società facente capo a Rete Ferroviaria Italiana. E non potendo impattare sui siti di interesse comunitario, il progetto non ridurrà ulteriormente i tempi di trasporto di merci e persone. Noi già abbiamo un progetto che è quello della Bratella Famosa, che parte da Brescello e raggiunge Manopello, l'interporto, per poi dirigersi verso Scafalanno. Per quanto riguarda il primo progetto si parla non più di 200 milioni di euro, questo primo lotto e secondo lotto possono arrivare a circa 600 milioni di euro, quindi è alquanto molto più costoso, con benefici sicuramente nulli. Aumento dei tributi e canoni da parte del Consorzio di Bonifica Centro nei confronti dei contribuenti, ovvero imprese e agricoltori, di quasi il 50%. La denuncia arriva dai consiglieri regionali del Partito Democratico, che criticano la decisione. Vediamo. Basioli, voi oggi in conferenza stampa avete denunciato l'aumento di quasi il 50% dei tributi del consorzio di Bonifica Centro, e a pagarne le spese sono le aziende agricole e gli agricoltori in particolare. Assolutamente sì, quota 2021, supplemento di canone del 45% in più per imprese agricole e extra agricole, sospese per le imprese agricole che invece lo pagheranno nel 2022, per tutte le 14.900 utenze extra agricole, 45% in più di canone deliberato a settembre dal Consorzio di Bonifica per recuperare 1.600.000 euro. Si dice nella delibera, servono per compensare i costi in più, che sono però di 630.000 euro, in più c'è il contenzioso chiuso con il Comune di Chieti. Ma quello che veramente ci guadagna da tutta questa storia è l'ACA, che ha circa 7 milioni di euro, anzi di più di 7 milioni di euro, di debiti nei confronti del consorzio di bonifica. E il consorzio di bonifica invece che cosa fa? Prende e chiede dalle tasche dei cittadini più canoni per supplire a questo credito che non ha incamerato. Ci sono miglioramenti per le utenze? No. Tutto rimane fermo, anzi nel 2021 dalla diga di Penna è arrivata acqua soltanto per 3 mesi, nel 2020 erano per 7 mesi, zero per quanto riguarda i fondi arrivati dal PNRR, non ci sono progetti, zero fondi per l'Abruzzo dei consorzi di bonifica, e poi quello che ha sottolineato il collega Pepe, 900 giorni di commissariamento dei consorzi di bonifica significa sostanzialmente mettere il bavaglio agli agricoltori e alle parti sociali. Dopo l'intervento della parlamentare del Movimento 5 Stelle sono arrivate le risposte del Ministro dell'Interno, che si è espresso favorevolmente alla nascita della nuova Pescara. Vediamo. Sola, è arrivato il via libera dal Ministero dell'Interno dopo anche l'intervento della deputata del 5 Stelle Valentina Corneli. La fusione, la cosiddetta fusione tra i tre comuni, è cosa fattibile, bisogna farla. Esatto, noi una settimana fa avevamo anticipato in conferenza stampa come il tema della fusione Nuova Pescara sarebbe arrivato all'attenzione dell'agenda di governo grazie all'impegno e all'attività della nostra deputata Valentina Corneli, e a distanza di qualche giorno è già arrivata questa risposta all'interrogazione da parte del Ministero degli Interni, nel quale fondamentalmente vengono chiariti tutti quelli che erano i dubbi e le perplessità più o meno condivisibili che erano state sollevate riguardo questo processo di fusione. Quindi via libera totale già da adesso, anche per la possibilità di avere certificati per l'assenza dal lavoro sia per le commissioni della Nuova Pescara che per le assemblee costitutive, e così come è stato già chiarito che è stato già ampliato il fondo messo a disposizione dei comuni che si fondono con ulteriori 6 milioni e mezzo di euro. E la riforma del TUEL, che andrà in corso di discussione in Senato a breve, prevederà tutta una serie di potenziamenti per quelle attività e quelle funzioni che volte ad agevolare e favorire quanto più possibile i processi di fusione. E la Nuova Pescara, che sarebbe la fusione più grande mai realizzata in Italia, sicuramente ha l'opportunità di porsi in un ruolo da protagonista in questo percorso. Tutte le nebbie che c'erano sono state dissolte, e quindi adesso è il momento della politica di fare i propri passi, perché
adesso bisogna prendersi le proprie responsabilità e dire se si vuole o non si vuole fare l'unione di della nuova Pescara, perché adesso c'è soltanto da lavorare e da raggiungere un obiettivo voluto da 100.000 pescaresi che hanno votato al referendum di qualche anno fa. Torniamo a Chieti, dove questa mattina sono stati presentati i lavori di riqualificazione di 3 palazzine adibite ad alloggi popolari. Il cantiere sarà aperto entro l'anno, vediamo. 3 palazzine popolari di Chieti sono pronte per la riqualificazione. I lavori annunciati questa mattina dall'assessore ai lavori pubblici riguarderanno l'efficientamento energetico con il cappotto termico e il fotovoltaico, ma anche un'area verde e un'altra area comunitaria. Quasi 2 milioni di euro a disposizione per i lavori che dovrebbero partire entro l'anno. L'obiettivo è quello di chiudere i cantieri entro fine mandato dell'attuale amministrazione. Parliamo della palazzina che si trova in via Maiella numero 56-58, per intenderci quella di fronte all'ingresso del Teatro Center, e poi le 2 palazzine che sono situate in via degli Ernici, quindi vicino al Palatricalle. Per questi 2 interventi siamo stati ammessi a circa 1.800.000 euro, quindi 1 milione per via Maiella e oltre 800.000 euro per via degli Ernici. E io credo che dentro quest'anno riusciremo a espletare tutte le procedure per l'affidamento della progettazione e poi per l'esecuzione delle opere. Quindi mi auguro che da qui a 2, massimo 3 anni, i tempi ridetti il codice degli appalti pubblici chiaramente, riusciremo a riconsegnare questi appartamenti e soprattutto gli spazi comuni che abbiamo pensato per i residenti di quella zona. Siamo alla pagina dello sport, torna il campionato di Serie C, il Pescara ospita un Montevarchi che ha diverse defezioni, ma il tecnico Auteri invita i suoi a non abbassare la guardia. L'allenatore biancazzurro ha fatto anche il punto sulla lunga sosta e sul mercato. Il servizio è di Andrea Costantini. A distanza di un mese il Pescara torna in campo, domani alle 14.30 allo stadio Adriatico Cornacchia ospitando il Montevarchi. L'obiettivo è riprendere da dove il Pescara aveva lasciato, ovvero un percorso di crescita nel quale coniugare gioco, risultati e linea verde. Gaetano Teri si aspetta un girone di ritorno migliore rispetto a quello di andata e fa il punto su questi 20 giorni di lavoro che hanno preceduto il ritorno in campo. Il nostro vero obiettivo è quello di fare il 20-25% in più dei punti che abbiamo fatto all'andata, l'ho detto, è un obiettivo, io non mi sottraggo a nessuna responsabilità, ma lo dico perché siamo in condizione di farlo, siamo in grado di fare un percorso migliore, questo sì. Di questi 15 giorni, come ho detto prima, sono soddisfatto, la squadra sta molto bene dal punto di vista fisico, abbiamo ripreso alcuni concetti, questa piccola pausa ci ha aiutato come ha aiutato tante squadre e siamo pronti, ecco, siamo pronti. Un mercato bloccato dalle mancate uscite, in particolare quelle di Galano, Rizzo e Marilungo, un fattore che frena ulteriori entrate. Per Auteri la rosa è a posto in difesa e a centrocampo e aspetta qualcosa, se possibile, davanti. Io credo che qualcosina, togliendo soprattutto alcune cose davanti, le dobbiamo fare davanti, è lì dove ci dobbiamo concentrare, ma poi se arriveranno bene, se non arriveranno, io sono contento dei giocatori che alleno. Così su Derisio, l'unico innesto per ora ufficiale del mercato e che domani potrebbe subito debuttare dal primo minuto. Sia Derisio che Clemenza stanno abbastanza bene, anche se Derisio è un giocatore che ha giocato poco nel girone d'andata, ma è un giocatore che è integro, che si è sempre allenato, adesso è da 12-13 giorni con lui, l'ho potuto testare, è un giocatore che sta bene. Poi stare benissimo è un altro conto, quello si acquisisce giocando. Senza Pompetti e Ilianes, davanti a Sorrentino ci sarà in grosso con Drudi e Veroli, Diambo e Derisio in mezzo, Cancellotti e Rasi favoriti sulle 2 corsie laterali, davanti Ferrari e Dursi e poi fronte aperto per la maglia di esterno di destra con Arrauti e Delle Monache che insidiano Clemenza. Montevarchi falcidiato dalle assenze, tra Covid e infortuni 8 le assenze, Martinelli, Dutu, Tozzuolo, Bassano, Biagi, Casiello, Amato, Tucci e Yallow, una difesa da inventare per il tecnico Malotti. Dirigerà ancora di Roma 1, Toscani sì in emergenza, ma Auteri non vuole distrazioni. Ultimamente hanno anche cambiato modo di stare in campo, però la faccia è sempre la stessa di una squadra aggressiva che cerca di prendere il controllo della partita, che cerca di ripartire, quindi è un avversario subito bello tosto, perché è una squadra che gioca a calcio, ma siccome noi contiamo di farlo anche noi, io sono sicuro che sarà una bella partita comunque.
E domani alle 14.30 Teramo in trasferta a Pesaro, la prima di tre trasferte consecutive per iniziare gli impegni del 2022. Oggi ufficializzate l'uscita di Tozzo che va in prestito al Seregno, le entrate di D'Andrea sempre in prestito dal Seregno col placet della Salernitana e Papaserio dal Fiuggi. Nel pomeriggio l'allenatore Guidi ha presentato la sfida del Benelli con un occhio al mercato. Jacopo Forcella. Dopo un mese torna in campo la Lega Pro, torna in campo anche il Teramo, lo farà nella prima delle tre trasferte consecutive. Domani la formazione di Federico Guidi sarà impegnata al Benelli di Pesaro contro la Vis. Avversario ostico, ma risettare il 2021, soprattutto l'ultima parte, sembra la parola d'ordine del diavolo. Bah, mi aspetto e mi auguro un campionato diverso rispetto alle tante problematiche che abbiamo vissuto nel finale del girone d'andata, con la speranza che il nuovo anno ci abbia un po' resettato e ci ritorna a far fare quello che fino a novembre avevamo fatto. Quindi mi auguro che la squadra riesca a trovare grande continuità, perché è quella che serve per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Finestra di mercato ancora aperta, nelle ultime ore sono ufficiali gli arrivi di D'Andrea davanti e Papaserio che sarà il vice Arrigoni, anche se Guidi dice in questo momento a centrocampo c'è qualcuno di troppo. Ma è chiaro che è un mercato complicato per le vicende che conoscete e la società sta cercando di porre rimedio a quelle che lacune che si sono evidenziate nel girone d'andata, cercando anche di alzare l'esperienza del gruppo che nel girone d'andata per scelta era estremamente, estremamente giovane. È chiaro che in questo momento siamo tantissimi centrocampisti, perché avere 10 centrocampisti è chiaro che anche a livello di gestione non è assolutamente facile, e penso che siamo in altri reparti, siamo scoperti, ma che la società sta lavorando per colmare. Oggi è ufficiale l'arrivo di D'Andrea, però sta, come sapete, uscendo Birligea, è uscito Chiere Mateng, è uscito Didio, è chiaro che davanti siamo corti. Vis squadra ostica, ne ha parlato il tecnico in conferenza, ci sono tante peculiarità per la formazione pesarese da tenere sott'occhio. Noi affrontiamo le partite per cercare di raggiungere il risultato positivo e ormai mancano poche partite. E quindi noi dobbiamo affrontare ora la Vis Pesaro, poi Limolese, poi il Siena, con la consapevolezza di andare a battagliare cercando di fare un risultato positivo, perché la nostra classifica ce lo impone. Non possiamo più regalare, non siamo più in costruzione, ora dobbiamo raccogliere quanto abbiamo seminato, e quindi giocare fuori in casa noi ci deve cambiare poco. Noi dobbiamo cercare di fare risultato e provare a farlo in qualsiasi campo. Indicazioni di formazione: a centrocampo ci saranno Arrigoni e De Grazia, Perucchini tra i pali, Azio Smanovic a destra con uno dei nuovi arrivati, Mordini a sinistra, Rosso e Malotti dunque confermato il 4-3-3 davanti, sugli esterni, punta centrale, dubbio se c'è o non c'è Bernardotto, e poi sono in quattro Kodromaz, Bellucci, Soprano e Pinto per due maglie per formare la linea 4 di difesa. Siamo al volley in A2, altra trasferta complicata per la SIE Cortona che domenica alle 18 giocherà a Cuneo. In A3 non giocherà invece l'Abba Pineto, per la quale era in programma la trasferta di Montecchio Maggiore sempre alle 18 di domenica, ma nella tarda mattinata di oggi è arrivata la comunicazione della positività al Covid di 4 giocatori della squadra veneta e la partita è stata rinviata. In A2 femminile sempre domenica in trasferta, ma alle 17 torna a giocare l'Altino con Macerata. Allungato di altri due turni, il blocco delle formazioni di BC e D si riprenderà il 13 febbraio. Questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube o al sito internet www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.